adesso lo vediamo come ecco, in mezzo a un gruppo di musica che si può definire musica antica. Sì, adesso arcaica, selvaggia. Dai, forza, vai, che sei troppo bravo a dire. E sul mondo dei cori, ovviamente, Trentino ha una parte importantissima, perché è legato alla nascita del coro della SAT, che come forse molti di voi sapranno, risale al 1926 e dunque diciamo abbastanza recentemente, no? Come si caratterizza questo tipo di polivocalità? La maggior parte di questi canti sono di origine popolare, solo che poi vengono trattati secondo le regole, secondo gli stilemi della musica colta. Ad esempio, i cosiddetti segni di dinamica, il piano, il forte, il mezzo piano, eccetera, eccetera, che non esistono nella musica popolare. La bella lava al fosso, mille rose al mar, mille rose al mar. La bella lava al fosso, la va per resentare, la va per resentare. Resenta e stra resenta, mille rose al mar, mille rose al mar. Resenta e stra casca, e la melodia casca.
cosa. Grazie.